Allora, innanzitutto vorrei dire questo, se noi facciamo una brevissima sintesi mentale di quello che abbiamo detto, io direi che abbiamo analizzato con questa immagine poliedrica del 68 un episodio epocale di esperimento della libertà. Quando se il 68 ha qualche filo conduttore nelle sue tante forme, nei suoi momenti, eccetera, è stato quello di sperimentare un senso nuovo della libertà, o sperimentare il senso della libertà. In forme ingenue, in forme spontanee, in forme organizzate, in forme tragiche. Noi oggi portiamo come eredità, abbiamo come eredità 68, a me sembra, l'insieme dei problemi che 68 ha sollevato e che non ha risolto. Quindi l'eredità che rende vivo il 68, a mio parere, sta sostanzialmente in questo, quindi questo spirito oggettivo del 68 che prosegue non tanto per quello che ha detto, ma per l'incompiutezza di ciò che ha detto, perché si è contraddetto fortemente da una parte perché ha esigito da se stesso qualcosa che non ha saputo darsi. Quindi questo è per dire il tema della libertà, il tema dell'attualità. Dei due primi interventi salverei questa mia sintesi, nelle tante cose tutte da salvare, due idee sintetiche. Quello di Rovati che potrebbe essere riespresso con il motto sessantottino molto sintetico, molto espressivo, il personale è politico. Ecco, il personale politico. Micromega ha fatto una edizione speciale in questo 18 della rivista in due volumi di testimonianza 68. Le ho lette quasi tutte, ma abbastanza interessanti, alcune inutili, altre molto significative. E quello che ricorre, soprattutto laddove c'è la descrizione, più che le riflessioni sulla descrizione di quello che fu. Esattamente questa esperienza di una spontanea aggregazione in cui in qualche modo tutto era possibile, nel senso che c'era una immediata familiarità, un'immediata consonanza, la ricerca appunto di un'esperienza nuova di libertà che rendeva possibile l'infrangere tutti i limiti e nello stesso tempo di valorizzare tutte le possibilità. Evidente l'ambiguità della cosa. Però è interessante appunto che ci sia questa nota di apertura improvvisa di uno spazio di comunicazione tra soggetti che era assolutamente inedita, assolutamente non consueta nella società del tempo. Avete intenzione di fare una memoria personale, visto che 68 l'abbiamo vissuto, ma comunque la rigidezza del mondo accademico di allora, per dire, cattolica, dove poi ci era, è che oggi è, non è immaginabile. Non è immaginabile. Professori che buttavano fuori dal corso un ragazzo perché non aveva la cravatta o perché non aveva la giacca, visto con i miei occhi. Ed era una cosa normale. Cioè c'era tutta una gerarchia, ecco, tutti i riti del. Evidentemente, quando pochi mesi dopo ci fu l'assemblea degli occupanti, vedevi i ragazzi e ragazze spesi per terra che bivaccavano, l'eccesso opposto, ma l'infrangere la forma, no? Però questo infrangere la forma veniva potente inteso appunto come un essere personale che però aveva la sua garanzia, il suo senso nell'essere politico. Questo mi sembra estremamente interessante. L'ideale di sintesi tra l'esistenziale e il politico, perché Rovati ha parlato esattamente poi in questi termini, no? L'esistenziale umanistico l'ha chiamato e il panpoliticismo. Che cosa è successo? Possiamo notare, abbreviando qualunque passaggio, che di questo essere personale si è tradotto in ultima istanza. Ma fin dall'inizio, diciamo la verità, in una autenticità libertaria. Cioè, vorrei quasi dire, che era una tale passione, un po' fuori misura, per la libertà da infrangere anche la libertà, se così si può dire.
una libertà rotta anche nel senso che quando si parla di una libertà senza alcuna norma, diventa appunto una libertà che viene infranta, viene superata, va oltre se stessa in un qualcosa che non è, che non può poi avere più la parola, non è più espressa la parola libertà, ma casomai da una pura spontaneità, ecco. Spontaneità è identificata con l'autenticità. Dall'altra parte, però, attenzione, interessante che la sintesi era il politico. Allora, sintesistenza è politico, personale è politico, ma quale tipo di politicità ha realizzato il 68? Non quella che sarebbe stata se, ma cosa ha realizzato come politicità, come organizzazione politica dopo il 69, come si richiamava anche appunto Rovati, ci sono le fasi, no? Le fasi di auto-organizzazione. Ora, la politica, le forme politiche che ha realizzato il 68 sono tutte chiaramente autoritarie. Le formazioni politiche erano assolutamente gerarchiche all'interno e tra di loro assolutamente avversarie, perché c'era una rigidezza totale della linea, no? Ci ha detto anche poi magari sul tema della linea, dell'analisi, eccetera. Ecco. Quindi è interessante che una libertà che infrange, gonfiata a tal punto ad esplodere, diciamo così, infrangere se stessa, dall'altra parte una politica avrebbe dovuto essere il fattore sintetico di senso che esattamente esprime la non libertà. La non libertà, no? Se il 68, pensiamo negli anni 70, già negli anni 70, avesse realizzato a livello nazionale, o internazionale il suo progetto, un progetto politico sarebbe stato un progetto autoritario, su questo non c'è alcun dubbio, no? Se non marx-leninista sarebbe stato maoista, sarebbe stato un terzo genere, ma comunque era una linea di questo tipo. E questo non era avvertito da allora neanche come una contraddizione. È curioso questo, no? Ecco, sarebbe da riflettere su questa inavvertenza di un'istanza che si traduce in un modo assolutamente contraddittorio. Ma giustamente diceva Pagani, soprattutto lui, il vitalismo lui l'ha posto come poi la sostanza della questione, la sostanza è questa esperienza in cui si è concentrato il 68 e cosa era fatto? Un vitalismo, un magma vitale, no? C'è sotto la crosta il magma vitale. Ecco, io non prenderei, come anche, mi sembrava anche lui dicesse, la cosa in termini totalmente negativi, cioè perché questo vitalismo voleva esattamente esprimere un desiderio di vita, di concentrazione di vita e di forme di vita appunto libere, organiche, comunicanti, comunicanti. Però ha messo, credo, il punto giusto, critico, cioè il problema che diventava un vitalismo senza principio, no? Cioè senza regole senza origine soprattutto, no? Prendeva in termini appunto di antimetafisicismo, cioè non c'era nessun ordine di riferimento e nessun fondamento possibile, senza quindi un orizzonte intiero, senza, poi ha precisato, una dimensione trascendentale, no? Ma tutto diventa poi pura esperienza immediata, forme empiriche e via dicendo. E quello si capisce allora perché, da questo punto di vista, qui mi sembra il contributo di Del Pozzo così interessante. Allora, come oggi stiamo vedendo anche oggi, che spesso ci interroghiamo, no, sul perché questa ossessione sull'identità sessuale, ma già allora questa questione in fondo è evidente. Cioè, l'esperienza anche riportata, qui ce n'è un primo Micromega, tutte parlano sempre, anche qualunque argomento sia, qualunque taglio l'autore dell'intervista o della testimonianza assume, sempre la questione sessuale viene riportata con. Allora, io credo che fosse un problema appunto che nei fatti era vero quello che è stato detto, cioè la questione sessuale diventa centrale perché in una identità antropologica, vitalistica, svuotata di dimensione trascendente, la sessualità è l'espressione più intensa della cosa. Nel puro immanentismo antropologico, a ben vedere, ecco, la sessualità è l'esperienza, come dire, in un certo senso più totalizzante, più aggregante i vari aspetti emotivi, intellettuali, relazionali, eccetera, e nello stesso tempo dove il soggetto è assolutamente se stesso.
Ecco, allora questo ci spiega anche appunto il problema che ci consegna, perché il problema che ci consegna è stato così poco affrontato nel frattempo, parentesi, salvo Giovanni Paolo II, chiuso, poi tacitato, lo vedremo la prossima puntata, che questo tema è corso come un fiume carsico, oggi è tornato fuori e non soltanto è un problema gravissimo di ordine, come dire, di consistenza sociale, ma anche di consistenza ecclesiale. Quello che sta succedendo è successo, ci dice che questo problema veramente è qualcosa che non, che come dire, veramente è stato un togliere il tappo al vulcano, questo è buttato fuori, ma poi non si è più curati dove andava a finire la lava, insomma, no? E la lava ha incendiato parecchio. Ed è effettivamente una grande questione antropologica che ci è consegnata oggi. Allora, intendo dire, quello che qui abbiamo. Comunque abbiamo a che fare per qualcosa che appunto ci è riconsegnato come grande questione, cioè sulla possibilità di un'esperienza, direi così, originaria, autentica, come veniva detto, capace di sostenere anche lo scontro con lo statu quo, sentito come negatore di questa esperienza. Ecco, da questo punto di vista, se mi posso dire, anche proprio in termini di esperienza sedimentata, per chi l'ha vissuto c'è, io credo dappertutto, l'ho notato, faccio nei miei interlocutori del tempo, rincontrandosi e parlandone, è impossibile non avere una certa nostalgia del 68. Per chi non l'ha vissuto, effettivamente sembra una cosa strana, un po', cioè, al massimo una questione letteraria. Per chi l'ha vissuto, si permette di dire anche in fondo il movimento, cioè, l'ha vissuto lì il suo fuoco maggiore, e quindi in realtà anche quella, cioè quegli anni furono anni in cui effettivamente sembrava di poter ritoccare con mano come un momento sorgivo, come un momento aurorale, come un momento iniziale. Come dove in qualche modo finalmente potevi vedere come comincia la tua esperienza, non quella che ti è già confezionata dall'istituzione, famiglia, università, scuola, chiesa. E questo mi pare che sia una questione di assoluta attualità, perché evidentemente noi ci troviamo in una situazione in cui, come dire, come è già stato detto e rievocato da molti interventi fatti, anche delle domande, cioè evidentemente non è che il problema del anche il problema a cui il 68 cercava di rispondere, la sovversione che andava cercando non, verso qualcosa, e questo qualcosa non è finito. Cioè il capitalismo ha vinto, ha ringlobato tutto, ha riorganizzato tutto, ha messo a tacitare tutto. Ma oggi ci ritroviamo con la stessa questione di un potere superiore disponente, molto più penetrante, molto più anonimo, molto più impersonale, molto più inafferrabile, molto più potente. Cioè, la globalizzazione, con i suoi vantaggi, apporta anche questa affermazione di un potere, diciamo, tecnologico, tecnocratico, nichilista, inafferrabile, sempre più presente e sempre più coinvolgente. Perché siamo tutti soggetti tecnologici e quindi in qualche modo siamo agganciati. Ecco, allora il problema è: dov'è lo spazio dell'esperienza in un mondo così? Il 68 pose la questione: in questo mondo, come eravamo a 20 anni in fondo della guerra mondiale, quindi a questo mondo che stiamo ricostruendo, dov'è lo spazio dell'esperienza? No? Dov'è lo spazio dell'esperienza umana, quindi libera, l'esperienza della libertà? Ecco. Secondo me la domanda oggi è tale e quale, anzi è aggravata ed è ancora più approfondita. Il discorso di Maletta è interessantissimo perché ci dice una condizione, quella che in fondo il 68 non seppe darsi. E cioè il 68 nella sua immediatezza, sua spontaneità e poi nella sua voglia di auto-organizzarsi come... organizzarsi un po' militarmente per lo scontro, sostenuto in tutto questo anche dalla cultura del tempo, come ci è stato detto e ridetto, non si è mai posto la questione
se tutto ciò che veniva vissuto, lo stesso capitalismo e la stessa domanda che veniva posta al capitalismo, alla società influente del tempo, eccetera, non fosse frutto di una crisi epocale. Il 68 non aveva l'idea che l'Europa, la cultura occidentale, fosse in una crisi essenziale. Si riteneva anzi come una riviviscenza della modernità finalmente libera, finalmente affermativa, finalmente capace di riuscita. E in questo poi, diciamo, appunto, completamente tacitata una coscienza di crisi dalla cultura del tempo. Perché anche laddove c'era un senso della crisi, però, salvo certi esiti successivi, penso alla scuola di Francoforte, però era una crisi a cui si poteva mettere rimedio. E il 68 si concepiva proprio come un rimedio vivente e quello che ne poteva nascere sarebbe stato forse il rimedio. Ecco, quello che ha detto Maletta è interessantissimo, è importantissimo, qui mi fa capire l'importanza di riascoltare quegli autori, perché questi ci hanno invece esattamente richiamato al fatto che cioè la crisi in cui siamo è appunto una crisi che, a cui non si può rispondere con un progetto, ma bisogna rispondere con un soggetto. Evidentemente un soggetto che non abbia quelle caratteristiche in fondo labili del 68, oppure difensive e quindi dure del 68, personale e politico, no? Ecco, allora chiudo dicendo, mi pare che il 68 ci lasci due, tutta questa problematica che ho richiamato in base alle cose dette, e poi ci lascia come due avvertenze estremamente interessanti. Cioè, il mondo di adesso, pensiamo a questi dibattiti un po' penosi spesso, ma anche comunque sintomatici sul problema politico in Italia, no? Sulla politicità, soprattutto il problema del politico, quali sono le condizioni del politico. Va bene, sono assolutamente insufficienti nella misura in cui non ritornano in fondo all'istanza che fu del 68 e alla risposta invece che fu molto più persuasiva del dissenso dell'Est. Cioè non ci si può rimettere in moto dentro una situazione di crisi ripeto, aggravata e di crisi d'epoca in corso, Papa Francesco stesso lo dice, se non ripartendo da un evento possibile. È l'intuizione felice del 68, cioè bisogna ripartire da un'esperienza omnilaterale, un'esperienza in cui senti che la vita discorre nelle vene, vedi che in cui la comunicazione è finalmente possibile e via dicendo. Ecco, un evento vivibile, condivisibile e carico di senso. Laddove manca questo, manca proprio il presupposto fondamentale. E questo è ciascuno che deve dare una risposta. Cristiano o non cristiano. Comunque l'ordine della questione è questo, se questo mi preme dire. Il secondo aspetto collegato, a cui il 68 non ebbe assolutamente la capacità di rispondere, di far fronte, ma perché ci ha lasciato come questione, è che un evento vissuto, come si dice, un'esperienza sorgiva e non può non dilatarsi prima che nella politica, nel senso proprio stretto, in una vita civile. Ecco, 68 avrebbe voluto distruggere il mondo, come dire, in modo insurrezionale. Evidentemente questa cosa non ha senso, infatti si è infranta subito e con dispendio umano terribile, ma invece come dire, il problema di un'esperienza oggi si richiama a una questione decisiva che è quella di un umanesimo civile. Qualcuno ha osservato, e chiudo, che la contestazione, chiamiamola così, negli Stati Uniti in fondo ebbe anche una vita più lunga e sempre trasmettersi i problemi e poi trattare fino a quel tema anche della liberazione, il tema della schiavitù, del negro, eccetera, eccetera, tutte queste belle cose qui, proprio perché si concepì più sempre come un movimento civile piuttosto che politico. Credo che ci sia una verità in questo.
Cioè, in realtà, che è successo nel 68 è che un'esperienza vissuta in un modo molto intenso si è cortocircuitata immediatamente con un'iniziativa politica organizzata, quasi militare. L'esperienza era fragile e ambigua e la traduzione politica è disastrosa. Ecco, noi stiamo parlando invece di un evento, di un'esperienza stabile e che abbia un'autenticità che non è garantita solo da se stessa, che sia più ricca e più umile anche, e di una vita civile da intraprendere. Ma senza queste due componenti della questione, credo che oggi non ci sia presenza nel mondo storico di oggi. Se faremo questo terzo episodio sul tema di Giovanni Paolo II, nel senso di un magistero, ecco, penso che potremmo continuare questo discorso, perché Giovanni Paolo II, io credo che abbia portato notevole quantità di risposte costruttive, di criteri di costruzione, a molti dei problemi che anche questa vicenda ha posto. Probabilmente sarebbe saggio ricominciare, in certo senso, da quel tentativo di risposta, della strada che fu aperta e che, soprattutto nella sua interessantissima sistematicità, fu chiusa molto rapidamente. Passo la parola a Monsignor Negri, però, e poi devo dire un altro avviso su una cosa più prossima. Ma io credo che sostanzialmente si tratta di recuperare, a fronte di questa lettura interessantissima, articolata, poliedrica, direbbe Francesco, di questa realtà del 68. Siamo penetrati o ci siamo aiutati a penetrare in una realtà che è, come dire, più nuova adesso di quando abbiamo cominciato, che ha rivelato, man mano che procedevamo, aspetti sempre nuovi ma soprattutto attuali. Allora, di fronte a questo io voglio ricordare una cosa molto semplice, che nella varietà di posizioni ideologiche ed antideologiche, positive o negative, violente qualche volta come formulazione, violente tante volte come esperienza, perché non possiamo mai dimenticare i numeri orrendi delle stragi che sono state perpetrate in nome della presunta autoliberazione dell'uomo. In tutto questo, si tratta di recuperare un singolare sparigliamento che Dio ha fatto delle cose, perché Dio ha sparigliato le carte e continua a sparigliare le carte. Dio non è entrato dentro il quadro delle ideologie, delle controideologie, dei tentativi, delle politiche, ritagliandosi un suo piccolo pezzo, a partire dal quale poi riuscivo o sarebbe riuscito a interloquire con il resto del mondo. La strada della Chiesa non è stata questa. La strada della Chiesa non è stata questa quando erano 50 persone, poco più, e già uno di loro partiva da Tarso, che è un paesotto come paesotto di Milano, attorno a Milano, e andava ad Atene, saliva l'Areopago. Saliva l'Areopago e aveva il coraggio di dire: quello che voi adorate senza conoscere, io ve lo porto. Cioè, lo sparigliamento che Dio fa attraverso l'esperienza della Chiesa. Tutto quello che possiamo fare e sentire di profetico, c'è una profezia di un'autentica esperienza di Chiesa in cui quello che abbiamo imparato oggi sul 68 ci aveva proposto. Questa era l'intuizione formidabile che aveva Giussani tutte le volte che parlava del 68 e con la sua veemenza diceva: perché il vero 68 siamo noi. Cioè, noi abbiamo necessità, ecco, secondo me questa è una necessità intellettuale e morale
di riscoprire la forza del cristianesimo come evento di popolo. La storia, la realtà del cristianesimo non come una ideologia a fronte delle altre ideologie che combatte o sostiene queste ideologie, cerca momenti di incontro, momenti di contatto, momenti di collaborazione. Non che queste cose siano di per sé sbagliate, sono semmai conseguenziali. Perché una presenza missionaria della Chiesa può assumere tutti i volti del dialogo, del confronto, della collaborazione, come anche la forza della negazione. Abbiamo detto, diceva una volta San Giovanni Paolo II, abbiamo detto tanti possumus, ma abbiamo detto anche tanti non possumus. E abbiamo sempre impedito che il mondo ci dettasse lui le condizioni per dire non possumus o le condizioni per dire possumus. Quindi è, per me è fondamentale, non come contraccolpo a questo approfondimento di uno degli avvenimenti più misteriosi e drammatici che della storia recente. Il 68 è stato un avvenimento straordinario, misterioso, drammatico, pieno di chiariscuri, con delle possibilità positive e con delle esperienze negative. A fronte a questo, noi siamo costretti a recuperare, lasciatemi usare questo termine, a recuperare quella che il cardinale Biffi, tanto nomini nil pare oggi, non fa finta di capire, non sai il latino. Lo so. Allora, il cardinale Biffi chiamava l'anomalia italiana. L'anomalia italiana è il cristianesimo come popolo. Non il cristianesimo come ideologia, come antideologia, come capacità di contatti, come capacità di confronti, come successi o insuccessi politici. Questi stanno tutti nell'ordine delle conseguenzialità. Dobbiamo realizzare una presenza cristiana che tenda anche al massimo di corrispondenza con i nostri fratelli uomini, al massimo di solidarietà. Ma non ci esauriremo mai nella ricerca del successo politico. E non saremo mai piegati dall'insuccesso politico. È questa straordinaria libertà che non ci è consentita da un'ideologia, neanche da uno scaltrimento ideologico, è un dono. Questa libertà è il dono della presenza di Cristo nel suo popolo, che è la Chiesa. Allora noi, non a fronte, ma in continuità con questo approfondimento dell'esperienza eccezionale del 68. Ci sono nella storia della Chiesa dei momenti evidentemente eccezionali. Il 68 è stato questo. Il dissenso, come è stato richiamato, è stato un altro di queste esperienze eccezionali, no? A fronte di questo, noi questo pomeriggio siamo qui a chiedere al buon Dio che ci faccia capire cos'è la Chiesa. Che ci faccia capire che noi non abbiamo come compito quello di combattere o quello di accordarci. Abbiamo come responsabilità quella di annunziare una presenza che fa corpo col nostro corpo. Noi dobbiamo essere presenti nel mondo per un annunzio cristiano che contiene potenzialmente tutte le sue conseguenze. Ma con la chiarezza che non c'è nessuna conseguenza necessaria e non c'è nessuna conseguenza che possa sostituire il movimento che va dalla fede alle opere. Perché è vero che la fede urge alle opere, ma è altrettanto vero che la fede non coincide con le opere. Perché il problema è che senza che noi ci accorgiamo rischiamo di scivolare dalle premesse e quindi dal movimento le conseguenze. Il 68 è stato uno sguardo sulla drammaticità della vita umana, sulla nobiltà del tentare di cambiare la situazione, sulla necessità di sacrificarsi per una solidarietà umana che va al di là degli interessi immediati. È un'esperienza che nella sua eccezionalità è grandiosa. Ma di fronte a questo, la responsabilità dei cristiani è essere autenticamente cristiani e vivere nel mondo una volontà di presenza
che sa investire il reale di una capacità di giudizio, come diceva San Paolo, una capacità di giudizio ignota a tutti.